sarà difficile che regge. Come fa a reggere Alberone? Non ci viene mai nessuno a fa niente. I residenti del quartiere Appio incrociano le dita affinché il nuovo Alberone resista. Del resto qui sembra essersi abbattuta una maledizione da quel 7 novembre del 2014, quando il primo Leccio, che aveva 150 anni, crollò a causa del maltempo. Da allora una vera e propria via crucis. Il 21 novembre dello stesso anno venne ripiantato un nuovo albero, ma non resistette neanche 12 mesi a causa dell'incuria. Il 20 ottobre del 2015 fallì la piantumazione di un nuovo Leccio per uno strattone della gru. Oggi il quartiere ha un nuovo albero, il quinto della generazione. È alto poco più di 6 metri. A 15 anni, giovane quindi, per dargli una maggiore possibilità di vita, hanno fatto sapere dall'assessorato all'ambiente. Per aiutarne la crescita, il nuovo Leccio è sostenuto con pali in legno, ma nel quartiere, giurano, nessuno si occupa della manutenzione. In pochi dunque sono pronti a mettere la mano sul fuoco circa il futuro del nuovo alberone. Mettono l'albero abbandonato a se stesso e si secca continuamente. Viene distrutto, non si capisce, nessuno si appesta. Una volta c'era il servizio giardini che funzionava a Roma, adesso non lo so se è sparito questo servizio giardini. È un peccato che adesso hanno messo quell'alberello che non può rappresentare l'alberone. L'alberone era un albero importante a Roma che si riconosceva da lontano e tutti lo sapevano. Adesso c'è questo alberello messo qui di fortuna, hanno messo le cose grazie toppe alla romana. Qui vengono ogni tanto quando si è rovinato le tubature del gas, hanno cambiate, hanno fatto una decina di volte. Poi quando hanno cambiato l'albero ci sono volute due volte perché si sono sbagliati e basta. Io non vedo mai nessuno qua, poca gente. Tutte le volte che arrivo qui, guarda, ma forse sembrano che le foglie siano un pochino più verde. Ho l'impressione, L'impressione che le foglie, però è microscopico. Eh beh, ci vuole tempo. ma ci vanno 20 anni, io non lo vedo questo.